Ciao a tutti ragazzi, sono FNTSMN e siamo qua oggi per provare il gioco Titanfall che è in beta. Quindi avevo chiesto sulla mia pagina Facebook se vi fosse piaciuto, comunque vi poteva interessare un gameplay su Titanfall e quindi perché no? Visto che avete risposto positivamente, siamo qua oggi per poterlo provare assieme e comunque magari illustrarvi un po' ciò che mi piace e non mi piace di questo gioco. Quindi diciamo, non perdiamo troppo tempo, entriamo in partita. In una partita casuale, adesso sceglierò un qualcosa, diciamo, a caso. Se riesce a connettersi, magari se mi fa questo sacrosanto piacere di connettersi ai server. Ok, ce l'ha fatta, si sta finalmente connettendo. Quindi giochiamo la beta, facciamo questo, così sceglie una qualsiasi partita lui a caso, magari una di quelle già pronte, ecco. Qua mancano, dice il tempo in cui ci mette per partire la partita, il gioco di parole. E cosa posso dire su questo gioco? Allora, mi è piaciuto, ho fatto qualche partita già io prima naturalmente di farvelo vedere. È un po' particolare, diciamo, è un misto un po' di vari giochi. Secondo me mixa, diciamo, una parte di Call of Duty con quello sparatutto, la frenesia, diciamo, di un qualsiasi sparatutto. E anche io ho notato, secondo me, io potrei magari sbagliarmi, comunque una piccola parte di Assassin's Creed in quanto possiamo camminare sui muri, saltare da un muro all'altro, e hanno aggiunto, diciamo, questa cosa del Titan, che è questo mega robot, non so quanto sia alto, 20-30 metri, quel che è, comunque molto grosso, che possiamo utilizzare in partita e sfruttarlo. Qua ci sono naturalmente le varie classi che possiamo scegliere. Io andrò a scegliere, ma sì, Rifleman. E scelgo il Titan d'assalto. Ok. Ora siamo con il Titan, cioè senza Titan, siamo delle persone normali. Con la rotellina cambiamo naturalmente l'arma, la pistola, penso che sia un mitragliatore o qualcosa del genere, una carabina, ecco. Come potete vedere, potete correre sui muri e con la barra spaziatrice, schiacciandola due volte, potete fare un doppio salto. Naturalmente, questo deve morire. Che cacchio mi ha lanciato? Una qualcosa che mi ha stordito. Adesso vi vengo a prendere. Ok. Come potete vedere, allora, sono abbastanza soddisfatto del gioco. Infatti, come voto gli darei un 7,5, direi. Sì, un 7,5. In quanto è curato, diciamo, c'è questa novità del gameplay dei Titan. Però, come pecca, le texture forse andrebbero un po' riviste. Si nota molto anche quando gioco a tre schermi. Infatti, magari cercherò in qualche modo di farvi vedere com'è quando gioco a tre schermi. Diciamo, vi siete proprio precipitati, siete proprio dentro al gioco. Muori. Ok. Là là. Cos'altro? Diciamo che sì, un gioco che a me personalmente piace, poi penso sia una cosa molto soggettiva. Ho già visto anche molte altre recensioni. Il gioco è piaciuto. C'è chi lo critica un po', chi lo critica meno. Però non mi pare di aver visto recensioni che dicono sia proprio un brutto gioco. Adesso a breve probabilmente riuscirò a richiamare il mio Titan. Quindi potrò mostrarvi anche la visuale, come funziona all'interno di un Titan. Schiacciando il tasto Q diventerete invisibili a meno che inizierete a sparare e tornerete visibili a tutti. Ok, quindi a breve, da quello che ho capito, da quello che si capire dal mio inglese, potrò richiamare il Titan. Adesso mi pare che sia arrivato un Titan da qualche parte. Ho visto qualcosa scendere dal cielo, perché naturalmente i Titan arrivano dal cielo. Qua se le stanno dando di santa ragione. Una, diciamo, cosa negativa del gioco è che i muri non si possono spaccare, cioè nessun oggetto viene spaccato in questo gioco. Con C, come vedete, potete dare il calcio, comunque eseguire
un nemico che è vicino a voi. Questo è un Titan amico e quello è un Titan nemico. Per poterlo abbattere dovete schiacciare il tasto 3, che vi tirerà fuori l'arma per provare ad abbatterlo. Ecco, sono stato ucciso. Dai, su, fammi rientrare. Ecco, io ora posso richiamare con V il mio Titan, così ve lo mostro. Come vedete sta arrivando dal cielo, eccolo qua. Con E potete salire sul Titan. E ora siamo all'interno del nostro Titan. Con la barra spettatrice farà uno scatto in base alla direzione in cui state andando e con maiuscolo naturalmente corre. Questo è un Titan nemico con Q posso proteggermi dai colpi, vedete, li attrae e posso rispedirli indietro. Con F mando una raffica di missili. Ok, un altro Titan dietro di qualcun altro che ci sta dando dentro. Bastardo. Ok, il mio Titan stava esplodendo, quindi con doppia, no, schiacciamo più volte e vengo espulso dal Titan. E così ho tempo, diciamo, di trovare una posizione per evitare di essere ammazzato subito. Ok, tu muori, grazie. Proviamo ad andare sull'altro palazzo. Ok, là sotto c'è un po' di gente. Ah, quelli mi sa che sono quelli controllati dal computer, infatti hanno tutti lo stesso nome. Perché oltre ai vostri amici avrete anche gente che giocherà a... C'è altre persone che sono bot controllati dal computer. Qua adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Potete salire su un Titan di un amico, ok? Così per poterlo proteggere, in quanto qua diciamo c'è qua dove sto sparando, c'è diciamo, il cervello del Titan e una qualsiasi altra persona può salire e cercare di diciamo distruggere il vostro Titan o il Titan del vostro amico da lì, dal cervello, semplicemente sparandogli dentro e il Titan si disattiverà e esploderà. Quindi diciamo che in questo gioco sì, ci sono un po' di cose che cambierei, ma poche. Ah, posso richiamarlo, ottimo. Però nel complesso mi piace, è divertente, è un bel gioco. Adesso è la beta, quindi lo si può solo provare. Non penso ci saranno così grandi migliorie. Però mi piace come gioco complessivamente. Proviamo ad abbattere questo Titan. Vedete, ora è diventato rosso. Bisogna sparargli lì per poterlo farlo esplodere. Ecco, l'ha penso sparato con qualche mio compagno. Ok, si sta riparando. Ora mi riparo io. Proviamo ad andarlo a prendere. Bel pugno, allontanati. È rosso. E muori. Oh, esploso lui e sono esploso anche io. Ok, niente, diciamo la farei finire qua questa diciamo piccola recensione. Vi ho fatto un po' vedere a grandi linee il gioco, spero vi sia piaciuto. Se avete altre domande sul gioco non esitate a farmene nei commenti, vi risponderò sicuramente e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Spero il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al canale. Potete seguirmi anche su Facebook, Instagram, Twitter e Google+. Adoro interagire con voi.